This my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me. So I've been flying from town to town Yeah, I know. Buonasera papere, buonasera, come stiamo? Andiamo papere, benvenuti nella DPG 333. Ok, no, torniamo seri. Allora, papre, stasera, essendo venerdì, ci facciamo il prova a non cagarsi addosso. Ovviamente, come sempre, per ogni risata strappata, sono 5 sub giftate. Naturalmente, dai, più o meno facciamo che il venerdì, più o meno, fino a quando, fino a quando ci sono le sub da giftare, il venerdì ci facciamo un po' di prova a non ghignare. Poi abbiamo altra roba da vedere, molto interessante. Però prima, prima di tutto, papere, ci, pre ci prepariamo. Le sghere up. E come sempre, prima di iniziare, controlliamo se è ronco. Perché io sono diventato, sono il sommelier ufficiale. Direi, la, voglio dire, <ride> cioè, scusa, se non è ronco. Se ne fa un cazzo qui, scegliamo per bene. Papera armata 1. Grazie per i due mesi di sub. E trovate armata in Controlliamo se è ronco. E lo è. Ah, e come sempre, Papere, ricordo che c'è il codice sconto Andrea Del sui prodotti Level Up. Papere, come stiamo in questo venerdì? Siamo arrivati quasi a fine settimana. Manca solo una settimanina all'uscita dell'anello ancestrale antico. Non vedo l'ora, ragazzi. Sono carico a merda. Vantaggi della sub. Hai tutte le mie emoticon. Puoi guardare la live senza beccarti le pubblicità, quindi ininterrottamente. Ti si allunga il pene, ti si aumenta il QI, o se sei donna, ti si rassoda il corpo. E sono tutte vere. Buonasera, Andrea. Non sono le prime Mi due. Mi scuso in anticipo per il messaggio, probabilmente. Ciao, un paratina, po lungo. dimmi. Sto messaggiando con alcune papere da questa mattina mm. e ho fatto a loro una proposta che mi sembra carina e che vorrei esporre anche a tutto l'esercito qui presente. Esponga! Vorrei fare un raduno annuale estivo di tutte le papere e includere anche te sempre mm -hmm. se puoi se vuoi e se ti fa piacere ma patatina guarda è un'idea molto carina Grazie Andrea e buonasera a tutti volevo dirti che purtroppo fino a che non prendo lo stipendio non posso supportare Semi, non tanto ti il canale, ma appena riesco gifto subito le sub <ride> promesso Semi, non sei ti devi... un grande cuore grazie rosso. per la patatina Sammy non ti devi assolutamente preoccupare <ride> tranquilla non c'è alcun problema patatina Anzi, grazie mille per tutte le sub giftate in passato Ivan grazie per i tre mesi di sub Angelo grazie per i due mesi di sub benvenuti e benvenuti Bentornati, bentornati entrambi tra le papelle armate, Balatini. Espion, stavo, dice, stavo dicendo: Espion, l'idea è carina. Ovviamente, fino adesso non è ancora entrata in considerazione per via della precaria situazione di, se, di salute che c'è. Cioè, per via della situazione eh. dell'emergenza sanitaria che c'è. Cioè ma io sono la persona più sfigata al mondo appena è partito il mio allerte della sub <ride> mi è partita la pubblicità. Grazie per il Patatino eh si vede che sei stato proprio in concomitanza. Ma adesso che ti sei sabbato non le becchi più Patatino. Quindi dicevo il problema è solamente per la situazione che c'è attual attualmente poi appena le cose si spera prima possibile si distenderanno un po' nulla vieta di fare tutto ciò allora reagiamo, sì, reagiamo però prima volevo vedere insieme a voi un video che mi ha lasciato, cioè un Video, l'ho visto, non l'ho visto. Ho visto il titolo, ho visto che ne parlavano, ne parlavano un po' tutti, però volevo vedermelo con voi perché il titolo mi ha lasciato veramente perplesso. Ovvero, questo qui fa. Hello there. Sì? Questo qui, Antonio, grazie per i sette mesi di Mi per un patino Questo qui, fan di g gli entrano in casa rientrano in casa Razzo grazie no. per i due mesi di sabato mi trovo per un matino. adesso voglio dire che non cazzo non me ne frega eh. proprio un cazzo Che Colosseo è questo. questo Trilli grazie per queste meravigliose perle che ci doni sempre ieri mi sono venuti sotto casa un paio di volte anche stanotte cioè, voglio capire venuto. Devo cambiare casa? Ma come anche stanotte? Ma come? Cioè, di notte gli vanno sotto casa? Ma sto scherzando, ragazzi. Sono stato male ieri. Perciò cioè non, non ho fatto la live. Ho chiamato anche la polizia. Che non so che, che, che devo fare. Non lo so. Mi sono arrivate anche minacce su Instagram, su Discord. Ma perché? Per cosa? Scusami. Per cosa le minacce su Instagram? Cioè, stiamo davvero scherzando. Ho fatto segnalazione alla polizia. Alcuni nemici poliziotti. Con io l'ho detto a loro. Adesso faranno loro delle indagini. Perché stanno anche le telecamere. Eh, del negozio, gioia. così se si, si vede qualcosa. Perché, va giù. State esagerando. State veramente esagerando. Mi tutto mi questo perché? Per un gioco. Per... per un gioco? Quale gioco? Per un se gioco. La... Per un gioco. Per un gioco. Stiamo parlando di vita reale, non di gioco. Quale gioco? Per, per quale gioco, scusami? Se vogliamo scherzare così, cioè, non mi sembra il caso. Ho chiuso tutto. Ho tolto tutto da mezzo. Basta. Il server è chiuso. È chiuso. Ah, ma quello di GTA? Il suo server di GTA? Ma no, come? Scusa, cioè, ha chiuso il server di GTA? Giusto. Non ci avevo pensato. Ah, no, è che il motivo Stiamo principale è quello, Stiamo creando un gruppo su WhatsApp ed eventualmente su Telegram. Quello si può trovare un modo di farlo, carino. Adesso vedremo come fare, sì, Grazie per i Che siamo arrivati a un punto che se devo stare anche male. Io già ci sono perso tanto nella vita, vai giù. Però sono oh. usciti soffri soffrire ancora il po' Cioè, io non sto preoccupato. Io... Ma che cazzo vuol dire, scusa, le minacce per il server di... Il server di... di... Di GTA? Che cazzo significa? Andre, grazie per aver giflato un messaggio. Grazie, grazie, grazie mille, Andre. Grazie mille di cuore. Che cazzo vuol dire le minacce per, avere, per il server di GTA? Scusami, in che senso? Ma che cazzo significa? Ho paura di uscire. Cioè, voglio state scherzando. Cioè, io come esco? Grazie per il beat. Bello. Cioè, con, con il pensiero di che cosa? Per un gioco, voglio. Vi rendete conto? Per un gioco. Ragazzi, stiamo parlando di un gioco. Sono stato deluso da tantissime persone. Tantomeno non voglio raccontare cose private. Quindi, non sperate che raccontino cose private, perché non sono una persona. Io voglio chiudere qua questa questione. E di non parlarle perché ho messo la legge in mezzo. Non voglio queste cose. Non voglio che mi si minacciano. Minacce di morte. Minacce di questo, minacce di quell'altro. Ah, Oh, ma c'è le minacce di morte per un gioco? Ma che cazzo vuol dire? Scusami. Cioè, in che senso uno ti minaccia di morte per un gioco? Ma a parte il fatto che sono ti minaccia di morte, lo devi denunciare alla polizia immediatamente. Anche perché io sto constatando sempre di più che le persone non si rendono conto che quello che scrivono sui social equivale a dirlo nella vita reale cioè non è che se tu sui social minacci qualcuno non vale perché sei sui social e non funziona il cancello l'account cancello il commento eh, cancello tutto perché tanto dalla polizia si può rintracciare ragazzi si può rintracciare e cioè, eh, eh, io lo so e cioè, anche mio padre è stato in polizia eh, l'idea che le persone credono di essere protette su internet no ragazzi non, si non siete protette su internet, cioè qualsiasi commento fatto si può rintracciare, a meno che non usi qualche sorta di strano sistema per deviare l'indirizzo IP, ma quella è una roba che più da hacker che altro. Il resto, qualsiasi cosa tu scrivi rimane, anzi è peggio il commento. È peggio perché il commento io posso farti lo screenshot, una frase non posso dimostrare. Cioè, se tu me lo dici a parole, non posso dimostrarlo. È la mia parola contro la tua. Ma se tu me lo scrivi, io ho la, ho la scritta che l'hai fatto. Cioè, e io sempre di più, specialmente su TikTok, dove ci sono, per lo più, ragazzi, un po' più piccolini, la gente non si rende conto che quello che scrive. È, cioè, può essere querelabile, ragazzi. Cioè, minacciare di morte qualcuno ti denuncia. Eh. Secondo me siamo arrivati a un punto di esagerazione. Io ci sono rimasto malissimo tanto ieri che quello. Che ho, eh, spio, grazie ho per avermi chiquato. Io, ieri, grazie. Insomma, lo confermare lei conferma in chat. E anche i ragazzi su Discord. Cioè non mi sembra tanto consono comportarvi così. Cioè, stiamo parlando io... Lorenzo, grazie per persona, la sangue. Non, non stiamo parlando di un pupazzo o di un robot. Andrea, grazie Voi per la sangue. Non trovi fermati, Il maestro reagisce. Ragazzi, c'è una persona dietro. Vai giù, io... Per... Sono 10 mesi, ma tra l'altro questo, questo è il problema. Che hanno molta... Spe... Che hanno molto spesso... Che hanno molto... Vabbè, siamo in pochi. Aspetta, è stata dando dieci minuti. Siamo molto. Il, questo è il problema: che molto spesso sono le persone che non riescono a distinguere la realtà dallo spettacolo. Buonasera Andre, tutto bene? Palestra, pizza, e sono sempre qui a. Ah. Ottima scelta Ottima combinazione Grazie per i cir cioè, Molto spesso le persone Non riescono a distinguere Il personaggio O quello che uno fa Dalla Ciao, realtà Ciao Andre Faccina Sorridente Come stai? Di cosa state parlando? Eh Stavo vedendo il video Che i fan hanno Sono entrati in casa Di schianto. Allora no? ho detto Cosa? Grazie per i 400 cir Tino. Cioè Voglio dire Come fa la gente A non Ragazzi, capire Una Piccola lezione Di privacy su internet Ragazzi Se scrivete O cercate Qualcosa di Sus Su internet Che lo cancelliate O meno Le forze l'ordine o le agenzie governative possono rintracciarvi facilmente ma sì, quella assolutamente, anche la navigazione in incognito, non serve un cazzo ragazzi abbiamo già, voto, abbiamo già anche avuto modo di appurarlo con donne assassine non serve un cazzo la navigazione in incognito serve per non lasciare tracce sulla cronologia ma non tracce per essere rintracciati grazie per il Ciparatino. no vedi male patato non sono 169, siamo a 1300 cioè, voglio dire, le persone non riescono a scindere il personaggio dalla persona, cioè immaginate se Paolo Villaggio per la Strada fosse stato trattato come fantozzi. Cioè, È questo che le persone non capiscono che se uno fa lo scemo in live non vuol dire che per forza nella vita reale è uno scemo. Cioè, non è che nella, per strada Paolo Villaggio veniva trattato male perché interpretava fantozzi. Cioè, quello è un personaggio che uno fa per fare, per fare show. Anche perché Paolo Villaggio era anche bello incazzato come persona. Eh? Non era mica tanto biondo. Paolo Villaggio ti mandava a fanculo in due secondi e se li girava male. Quindi. E questo è il problema. Cioè, lui. È una persona che fa spettacolo, fa show, ma lo fa per far ridere. Però le persone non riescono a distinguere l'essere umano dallo spettacolo. E quindi pensano che lui sia un clown. No, cioè lui lo fa per far ridere. È una cosa completamente diversa: che le persone non riescono a distinguere. Non, non venire gli più gli per cortesia Ma cosa dicono? Cioè, che vedono? So che tanto, tanto è niente. Non aver paura di farti aiutare, ti vogliamo bene. Cioè, ieri sera, ieri sera stavo sul bagno, sento dei ragazzi. Sotto caso, e eh, qua abita Giù schianto, il maestro. Eh sì, sì. Vado giù, butto la monnezza. Minchia che cosa inquietante, Madonna, Santa. Tu da casa tua sei. Tu da casa tua senti eh, qui abita coso. Minchia inquietante. Cazzo? Hanno due facce, ma non è che hanno due facce, è che un conto è fare uno show: Uno show fatto con la propria simpatia. Ma un conto è pensare che una persona faccia tutto il tempo lo show. Cioè, è una cosa diversa. Mica inquietante, raga, inquietante. Se io sento una cosa del genere sotto a casa mia, prima apro la porta di casa e faccio uscire i miei due cani, di cui uno è un Pitbull. Poi, dopo, quando scendono, scendo io. <ride> Cazzo, inquietante sta cosa. Che ho detto. Moi io gli butto una cosa Adesso Vado giù lo, lo meno. Cioè, mi sto cagando sotto. C'è che cazzo sei qua giù. Va ah, ma certo, è ovvio. Scusa, ma non è che te la piglia bene. Vado cioè. a vedere. Cancello spalancato. Quindi sono entrati. Sono entrati. Hanno ah, aperto il cancello. Forse avranno visto che il portone era chiuso. Se ne sono scappato. Cioè, va giù. Devo cambiare anche casa? Cioè, siamo arrivati a questo. Cioè, siamo arrivati a questo? Per un gioco? Siamo arrivati veramente a questo. Ragazzi, non posso mettere le camere. È solo pubblico. Non posso metterle. Sono giorno. Ma poi scusa, ma cioè, tutto questo veramente per un gioco? O cioè... È proprio perché la gente è fuori, Sono messo fuori il portone e mi lanciano le pietre nelle finestre. Dico Ma come? L'avete visto pure voi. Gente che si mette qui fissa. Ragazzi, si mette gente fissa qua giù. Ma come? Ma come? Come gente fissa lì di sotto? Ma cosa? Che cazzo è? Mi alzo perché ho cagato. Salve, maestro, buonasera. <ride> Ma come? Come mi alzo? Perché ho cagato? Buonasera! Ma che cazzo? Ma come? Ma c'è cioè, Uno al cesso Caga Si alza per lavarsi il culo. La, buonasera Ha cagato bene L'hai espulsa tutta Fatta per benino allora. Le consiglio un digestivo Se bisogna Ma chi cazzo è? Elia, Grazie per i tre mesi Di sabato Per è... armate palatino. Ma come? Scusa Che cazzo vuol dire? Cioè Ma vi sembra giusto Comportarvi così Secondo voi? Ragazzi Ma, ma, ma perché vi comportate così? Ma perché? E l'ho fatto vedere anche in live Poi il ragazzo che stava giù Quindi io non, non dico Cazzate adio. Io gli dico ieri come? Scusa, come hanno fatto a trovare casa sua? Cioè, come hanno fatto a trovarla? Scusa, sono stato male, ci sono rimasto malissimo. Da alcuni comportamenti di voi. Io voglio mettere un punto a questa storia. Voglio mettere un punto. Vi dico basta, per favore. Godiamoci le live future, godiamo il divertimento perché ragazzi, io nella vita ho già sofferto tantissimo, non posso... No cazzo ma è inquietante raga, è inquietantissimo avere la gente di sotto che ti fa la, 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 la piazza, cioè ragazzi mica, cioè uno sta lì di sotto a aspettare che ci sei, che cazzo è? Cioè, Scusami, è la privacy? Dov'è la privacy? Voglio dire, un po' di la privacy non esiste, cioè uno ti guarda mentre caghi... A soffrire Avete capito? Cioè sta parlando Una persona che ha superato Una vita molto difficile Ok? A me Quando mi dicono alcune cose Io mi sento male raggio. Ho passato un brutto periodo Bruttissimo Non immaginate Non fate eh? così Non fate così Se cose, sei per... su suolo privato È consentito Mettere la telecamera Di sicurezza eh, Ma mi sa che è suolo pubblico Lui per quello non l'ha messa Grazie per il Forse, Ok Grazie per il bitto Bello È stalking questo È stalking Maestro non pensi in nessuno I veri e La vogliono bene sempre È stalking questo Perché mi dovete fare questo a me? Perché <coughs> addirittura sotto casa. Cioè che, che vi ho fatto io? Cioè, Ciao caso. Andrea, scusa l'off topic, ci tengo a ringraziare le papere che rispondono sempre cortesemente alle mie domande perché non conoscono alcuni termini e mi stanno acculturando. <ride> inoltre ricordo che comprime la sub è sempre gratuita grazie per i giri, Panatina e ha ragione con Amazon Prime la sub è sempre gratuita allora grazie per i due tre mesi di sub armate, Panatino cioè allora a parte il fatto che è una cosa veramente inquietante avere gente sotto casa ma poi perché tu non sai che questa gente è sotto casa cioè non sai se ti vuol fare qualcosa non sai se cioè a parte che è inquietante di base ma poi tu non sai che intenzioni hanno queste persone perché effettivamente cioè poi possono persone che possono volerti bene come non volerti bene cioè se io trovo gente malavitosa sotto casa mia, io non chiamo la polizia, io chiamo le pappere, io vi dico dove abito e venite 10.000 e li pestiamo tutti. No, sto scherzando ovviamente, no, non è vero. No. Chiamo la polizia. Sotto casa, giù. No, dove mangiare pure. Voglio mangiare. Voglio mangiare. Oggi. ho diversa la fa. Ieri non ho mangiato. Ieri non ho mangiato, sono stato male. Scusa, stato mobili stato grazie per la salve. Non ti hanno che alcune cose ci tengo. Quando. Non, non, così non lo so. Mi dispiace. Ah, capisco. Io no, no, non capisco. Per, non capisco perché. Non capi, non Secondo me, veramente. La, io ho questa idea. Io ho questa idea qua che mi sono fatto... Secondo me, la gente prova una sorta di piacere sadico nel far soffrire gli altri. Secondo me c'è una sorta di piacere sadico che le persone provano. Nel far star male gli altri perché o non stanno bene con loro stessi e quindi devono far stare male gli altri per sentirsi meglio. Se no, io non riesco a capire. Cioè, anche perché è un po' lo stesso motivo per cui i fenomeni trash in televisione vanno molto. Cioè, i fenomeni trash in televisione, le persone trash vanno molto perché la gente sta meglio a vedere che ci sono altre persone più storte di loro. E secondo me questo è collegabile anche dal fatto che alcune persone o hanno una vita di merda e quindi hanno una sorta di piacere sadico nel rompere il cazzo agli altri. È uno streamer patato. Non capisco. Non capisco. Perché una persona. Deve, delle persone devono arrivare così. Al limite. Posso la vendere in Napoli. A Napoli nessuno veniva Già che poi lui poverino Lui è anche una persona sensibile Lui è una persona emotivamente Comunque è molto sensibile lui eh. Quindi cioè non è uno che Anche se stava su Google A Napoli nessuno mai è venuto. mai venuto Mai Mai A Napoli a mille euro Che alla fine era un pagliaccio che ha denunciato Non voglio arrivarvi a denunciare No io no Invece dovresti Io l'avrei già fatto Ma siamo impazziti Però Capite che io sono buono, però c'è sempre un limite a tutto. No, a me non esiste, a me se mi fai la piazza sotto casa, io ti querelo se stai lì. Cioè, un, co conto, un conto è se passi sotto casa, mi becchi mi dici ciao. Un conto è se vedo che fai la piazza lì, chiamo la polizia. Cazzo, ma siamo impazziti, Ma cioè, a che cazzo è? Ragazzi, ok, c'è un limite a tutto. C'è un limite a tutto, e quindi gli sto dicendo basta, per favore. Io ho chiamato la polizia. No, ma perché è inquietante, raga, è inquietante. Cioè, un, un conto, un conto è se uno passa di lì. Cioè, allora, se uno scopre dove abiti. Razor, grazie per la salve, è venuto la baromata, ma Cioè, se uno scopre per caso dove abiti, un conto è, è che magari passa di lì ogni tanto per vedere se ti becca che esci di casa. E quello è un discorso. Ma un altro conto è che se uno ti fa la piazza, ti fa lì fuori rimane fermo, tutto il giorno, immobile, a fissarti casa tua. Cioè, cazzo, ma è inquietantissima come cosa. Vi conoscete dal vivo? L'ho conosciuto a Milano Games Week. Ma ragazzi, è inquietantissima come cosa. Cioè, immaginate voi, ragazzi, di avere uno fuori casa che vi fissa la finestra. Cioè, cazzo, cioè. Ma, ma che cazzo? Cioè, porca puttana, voglio dire. Cioè, uno, uno rimane un attimo spiazzato. Perché. Ma, ma chiunque. Ma non importa che uno sia un personaggio pubblico o no. Cioè, immaginate voi. Cagate al cesso, vi alzate, aprite la finestra e c'è uno fuori che vi fissa così. E sta tutto il giorno lì. Cioè, che cazzo? Cioè. Ma... Io e avvertito, cioè, mm, io ho detto: Ho detto, io sono disposto a darvi anche dei soldi. Però non, non voglio gente che mi viene a minacciare sotto casa. Cioè, voglio ogni tanto. Ancora peggio se poi vengono a minacciarti. Perché passate qua fuori? Perché ho fatto passare una pattuglia qua fuori ogni tanto. Cioè, vi sembra molto. modo. Io vi ho spiegato il lavoro che faccio. Non stiamo parlando, ragazzi, di, di, di giochi qua. Stiamo entrando nella vita seria. Penso sia il suo server di GTARP. Penso perché non l'ha detto. Quindi. Vita fuori da Twitch, fuori da internet. Per favore, ragazzi, per favore. Non non Ne parliamo più, io non voglio parlare più del mio server, il mio server è chiuso, ha chiuso, basta, da là mi sono arrivate minacce di persone, in privato, eccetera, eccetera, no, voglio più sentire... Ma ah, io li querelavo tutti, voi eh. lo so. Secondo me un fan che si rispetti deve rendersi conto dell'inevitabile miopia che ha perché vede solo il lato positivo di chi porta contenuti, ovvero la fama. Nel caso tuo, ad esempio, non so quanto possa essere stressante fare lo streamer, ma provo di immaginarlo. No, ma sai cosa? Grazie, per il patino. No, ma sai cosa? È che c'è un limite. Cioè, c'è un limite invalicabile, capito? Cioè, a me, vi dico la verità, a me è capitato di uscire di casa. Mi è capitato di uscire di casa e dieci metri dopo ho beccato qualcuno che mi conosceva e mi chiedeva, non so, la foto così. Io dicevo: Certo, non c'è problema, certo, non c'è problema. Però queste persone qui che ho incontrato, cioè, non è che mi si sono messe a chiedermi: Ma quindi tu abiti lì? Cioè. Perché c'è quel limite, capito? C'è quel limite. Queste persone che ho beccato dieci metri sotto casa l'avranno capito dove abito, lo sapranno. Però non è che vengono a farmi la piazza fuori, non è che vengono, si mettono fuori casa mia o stanno tutto il giorno lì. Hanno capito dove abito. Se passano di lì, mi, mi, mi beccheranno. Cioè, c'è una via di mezzo, capito? Cioè, Io capisco che mi vedi uscire di casa, mi vedi uscire di casa, dici ho capito che abiti lì e mi chiedi la foto, mi saluti e io lo faccio molto volentieri perché l'ho fatto. Però non è che da lì mi quindi abiti qui a che piano? Cioè, quello è il limite, capito? Quello è il limite, è il limite che non si va oltre perché lì sta invadendo la privacy, cioè. Niente del server. Stop, stop. Stop. forse ho capito dove abiti ma sai che più di una persona mi ha detto su Instagram penso di aver capito dove abiti e io dicevo dimmi dove abito eh. è sempre sbagliato fortunatamente ma dal momento che secondo te sta sul suolo pubblico e che quindi non può mettere la telecamera non può nemmeno filmarli o fotografarli da una finestra e denunciare? Eh, ma lì è complicato perché se uno sta lì sul marciapiede del suolo pubblico la polizia non può mandarti via perché cosa ti dice? lei cosa fa qui? Sto aspettando una persona, uno ti può rispondere, capito? Cioè, il punto è che è una sfiga, perché comunque tu non puoi violare la libertà di una persona di stare in un punto. E eh, questo è il problema principale, capito? Grazie per i Cir. E anche lì, ragazzi, è abbastanza inquietante. Ah, ho capito dove abiti così. A parte che è inquietante come una merda, questo messaggio. Io te lo dico! <ride> Old, no, lo so che tu stai scherzando. No, Old, lo so che tu stai scherzando. Però, stavo dicendo che io su Instagram un paio di persone mi ha scritto: Ho capito dove abiti. Io ve lo dico Cazzo, zio, è inquietante Sta cosa. E te lo dico, eh, non per dire, però, se me, lo, se me lo poni così, io mi inquieto. Adesso io non voglio sembrare rude. Però in casa ho due mazze da baseball e due cani. Vedi tu cosa vuoi fare? Poi non so, eh, non so, meglio, eh, ragazzi. Perché io non posso vivere la mia vita così, preoccupandomi del. Uno, qualcuno mi viene a minacciare. Questo è quell'altro. Non voglio fare eh, stop, ragazzi. Stop, Basta. Bruzza, mm, grazie per mm, i due mesi di caso Due volte mi sono venuto. Quando staccai la live, l'altro ieri, staccai la live, uno ha detto. Oh, avanna di merda. Oh, avanna. Ah, Vana, sì, è il server RP, sì. Ma di sì. merda. Server di merda, si sono scappati. Ah, ah. Ma che senso ha? Cose va? Cose dell'altro mondo, cose da pazzi. Io non ne voglio sentire più nulla. No, ma io non ho capito come ha fatto, come hanno fatto a capire dove abita. Non ho capito dove hanno fatto, come hanno fatto a capire lui dove abita. Ho tolto tutto da mezzo, ho messo la legge in mezzo. Quindi, ragazzi, non scherziamo, ho messo. Ha il suo indirizzo lo ha reso pubblico. Ma veramente? Il dojo, grazie per i no. due mesi di risalto. Mi per Armate. Pacchi Boy, grazie per la salve Benvenuti, bentolai, trovavo per Armate, Palatini. <ride> grazie mille, Palatino. Veramente, l'ho reso pubblico. C'è scritto nel suo profilo. Azza. No. E beh, qui, qui è stato purtroppo un errore. Un errore involontario, no, no, è stato, er è stato un errore involontario, questo, secondo me, però. Eh. Andrea, tu abiti, ovviamente si scherza in via Giovanni da Procida, angolo dei Vespri siciliani, battuta per pochi. Taldo, Giovanni e Giacomo, grazie per il giro. Sì, ragazzi, ho capito. Ma anche se avesse. Due coccole ai cani, una struccata al gatto e una partita a baseball. <ride> Grazie, benesima simpatino Ma anche se avesse reso anche se avesse messo pubblico il suo indirizzo, ragazzi, comunque non è un buon motivo per tirargli i sassi sui vetri. Cioè. Eh che cazzo cioè... una persona che si comporta così non è un fan ma uno che ha bisogno di supporto psicologico sì ma a parte questo grazie per il cir no ho capito lui avrà anche reso pubblico il suo indirizzo ma ti, ti, rendi pubblico l'indirizzo ti prende a pietrate le finestre e stai su tutto il tempo sotto casa e vi minacci che cazzo vuol dire scusami anche se uno ha reso pubblico l'indirizzo non è un buon motivo per stalkerarlo scusami eh, voglio dire sono la legge in mezzo quindi io dico stop questo discorso e basta cioè nel senso ho messo la legge che. Mi... Persone che mi sono da minacciare sotto casa. O che sono venuti hanno, hanno invaso la mia proprietà. Perché sono entrati dentro. Io ho avvertito la polizia. Ho avvertito. Perché ragazzi, tu non mi Dante, puoi entrare in casa. Ma, tu tu la Ma Porca Tiro. la Madonna. Porca la Madonna. La Ma dici! Oh. Nei fatti mo... Ho parlato con Ciccio. Ci cioè dobbiamo andare infatti Stiamo cercando di trovare casa. Voglio, voglio cambiare casa, ragazzi. Ma vediamo, tra... non so, ah, patato. Oh, se ti sono arrivati fin sotto casa e ti continuano a rompere i coglioni, sì. Speriamo che se la smettano, però. Perché se no, voglio dire, certo. tra quanto, tra quanti mesi? Appena troviamo una cosa giusta, sistemata, ci cioè andiamo da qua. Non dirò niente a nessuno, Francesco. Grazie, grazie la la sandwich, Sandra, ho per l'assaggio. Eh. Non trovo per me. Non dirò niente a nessuno. Creiamo una casella posta... postale in cui potete mandare le cose. Ho sbagliato a dire dove abito. Io sono stato coglione, però, Nessuna. Ah, ok, però l'ha detto. Il diritto cioè... di andare nel casa della gente è eh, rompere il cazzo. Cioè, non è che io, io so la casa di. È un esempio, adesso, ok? Esempio di Fedez. Vado a casa di Fedez e gli rompo il cazzo. No, ragazzi, non puoi andare. Cioè, questo è. Non potete farlo. Il figlio della papera persone. gialla. oggi è il suo compleanno. Arrivo <ride> arrivo ecco! Il mio timpano eh, Non ci si può autoinvitare A casa delle persone Mi è successo Grazie già eh? Mi è successo con delle persone Se mi scavano l'ufficio Mi hanno rubato tutto cose eh. No ragazzi Capito? Non hai capito, ragazzi. Vuol fare sera, uno, eh. La seconda volta che sono venuto sotto casa. Eh, la seconda volta? Eh. Stavo sul bagno a fare cacca, ve lo dico. E non ne sapevo essere le 11.00. Eh, o oh, uno cacca, non è che. E 30, mezzanotte. Ho detto, mo', la scusa è andare a buttare la monnetta. Vado a vedere che cazzo è successo. Perché, ragazzi, ho sentito aprire qualcosa. Non lo so, ho detto, qua, qua, il maestro. PC Hunter, eccetera, eccetera. Ah, poi inciuciavano, non sentivo bene. Però ho detto, maestro PC Hunter, ho capito. Ho detto, cazzo, questi sono qualcosa vogliono qua. Infatti, ho trovato il cancello spalancato, non so come mai. E forse hanno provato ad aprire la porta. Però del portone era chiuso. Per fortuna che era chiuso. Noi entravano dentro al palazzo, Cioè questi proprio sono entrati nel condominio. <ride> cioè, questi non solo sono entrati nel giardino del condominio. Volevano entrare proprio nel condominio. <ride> cioè, ecco, quello, quello. è Quello mi sa che è illegale. Un filino, un filino molto illegale entrare in un condominio privato di qualcuno così a caso. E quello, quello, è un filino tanto illegale entrare in un condominio a caso. Eh. E me li trovo fuori dalla porta. E là che cazzo gli dovevo fare? Gli dovevo spaccare la faccia. Devo... Ah, se io ti trovi fuori dalla porta, lì ti caghi in mano. Eh, lì ti caghi in mano. Perché non è che te li trovi sotto casa. Lì te li trovi fuori dalla porta. Eh, lì ti caghi in mano. Lì, lì sì, veramente che apro la porta e faccio uscire i cani. Poi non puoi i cazzi tuoi, te. Aquax, grazie mille per i tre mesi di sub. Mi trovi per ammazzare, patino No, c'è cioè, un corto fuori di casa. Cioè, fuori dalla porta di casa. Cioè, cazzo, guardo dallo spioncino e vedo dei pirla lì fuori. Cioè, minchia. Lì, lì sì che apro la porta e faccio uscire i cani. Poi dopo vediamo, vediamo. quanto corri veloce. Perché, ma lì non esiste proprio. lo spacca la faccia. Perché poi se ti trovo davanti. Ti spacco la porca puttana. Ah, cioè, eh, ma uno si caga in mano, eh? Cioè. Io non voglio arrivare alle mani, seriamente. Voglio, non, io vi sto parlando con il cuore in mano oggi pomeriggio. Basta, basta, oh, fa uscire Nala. Nala per quanto pesa la uso come, come, come peso. Se la... Guarda che se lancio nala in faccia a uno, gli rompo ogni spacco la testa e te lo dico. Quel gatto pesa più di 7 kg, te lo lancio in faccia, ti ammazzo. Eh. Queste cose di merda sono cose bruttissime. Ieri ci sono stato malissimo. E posso spiegare i miei donatori che sono stato. non Sono stato proprio sul computer. Ieri mattina e poi la sera è successo. Io dovevo registrare un video. Perché dovevo fare male la polizia. Sono stato scemo io. Comunque, la cosa importante è una, quello che ho capito. Dopo il prossimo, cambierò casa. Non dirò a nessuno. Proprio a nessuno, proprio nessuno. Metterò telecamere dappertutto. Sì, sì, no. L'indirizzo non puoi dirlo in giro. Se, siamo, se diventi un personaggio pubblico, non puoi dire in giro l'indirizzo. Troppo. Anche perché ci sono dei matti in Lo giro. il primo eh. che vedo fuori casa mia. Piglio e denuncio. Piglio e denuncio. Tu non puoi venire a casa mia. Casa mia, proprietà mia. Cioè, stai invadendo la mia privacy. Questo è stalking, ragazzi. Cioè, ma io finite dentro. Cioè, non si scherza con queste cose. Finite dentro. Cioè, ma, ma come può essere così stupido da venire fuori casa mia? E entrare nel mio palazzo. Ma che cazzo, ca cazzo, cazzo è? Entrare nel palazzo? Che cazzo è? Non lo so. Mi devo comprare un cane. Che cazzo devo fare? Cioè, io adesso ho paura in questi giorni di uscire. E se mi aspettano e mi fanno una mazzata? Eh, perché mi posso difendere con uno, due, tre. Se arrivano in dieci, che cazzo faccio? Che faccio con dieci persone? Cioè, adesso ho paura di uscire. Eh, ragazzini, ma se ti beccano in dieci, ti picchiano. Eh, Quelle poco, ma sicuro. Eh, puoi essere bravo quanto vuoi, ma se ti prendono in dieci, ti benano comunque. Eh. Non è Adio, che. Non può fare niente. Velo che non sei Jean-Claude Van Damme. Cioè, io non ho parole. Io non ho parole. Cazzo, ma ah, stai bravo. capendo Marti che cazzo è successo? Mi stanno venendo sotto situazione. casa Cioè è normale che mi vengono sotto casa Ma non si tratta della foto Tu non puoi venire a mezzanotte qua vabbè, A chiedere una foto Ma come a mezzanotte a chiedere la foto? <ride> Ma come? <ride> Ma come a mezzanotte a chiedere la foto? <ride> ma cosa? Ma come a mezzanotte, suoni, salve, vorrei una foto, ma ti arriva una pizza che ti ripalta? A chiedere una cazzo di foto, una foto, ma non con quale foto? Chiedi qualcosa, Moreno fa. A mezzanotte, a mezza, qua fuori, dentro al palazzo, a qui. mezzanotte a chiedere la foto, ma che cazzo. Ma L'argomento la, ma la è, è leggermente diverso il mio lu, ma quando ero piccola andarono a rubare ai vicini al piano superiore, dato che dormivo sul pavimento, essendo estate, mi sono vista a due piedi sul balcone. Mi sono messa ad urlare come una pazza. Ho svegliato tutti. Il tizio dalla paura si è buttato dal balcone. Mia madre abita al secondo piano e si è rotto una gamba. Andrea HS, grazie in per i, sì, i sì, sì. tre mesi di armate, Fatino, grazie mille, Andrea HS. Ah, ma guarda che. Guarda che. Cioè Anche chi va in casa si caga in mano. Perché tu non sai mai chi puoi trovare nella casa di qualcuno. Eh, cioè, non è che a meno che non sei armato. Io ho paura di uscire, ragazzi. Non sto scherzando. L'ho detto pure a Ciccio stamattina. Detto, Ciccio, che dobbiamo fare? No, sono entrati dentro nel palazzo, vai giù. Hanno aperto il cancello. del Perché ci sta il cancello. Poi c'è il portone. Poi ci sono altre porte, no? Eh, hanno aperto. Il, eh, era appannato, o oh, non so che cosa. L'ho trovato spalancato. E sono entrati dentro e sono butto la monnezza nel palazzo, cioè... no? Non, in realtà non è omicidio colposo. Allora mh, mh, perché per la legge, e que que questa è la legge eh? quindi, sto, sto, parlando, sto parlando della legge. Questa è più o meno come funziona la legge. Quindi, no chiunque cioè, queste cose vanno prese con le pinze, specialmente quelle di Twitch. Sto parlando per quello che riguarda. La legge non sto esprimendo opinioni, signori di Twitch. Questo parlando della legge italiana. Se ti entra un ladro in casa, se ti entra un ladro in casa, e quel ladro si butta dalla finestra per scappare, ovviamente tu non puoi essere incolpato di nulla. Perché ovviamente non è colpa tua se il ladro si butta dalla finestra e, e si ammazza. Perché? Non è colpa tua, cioè, se un ladro ti entra in casa e si butta la finestra, non è che posso incolpare te. Perché, se non cioè... ricordo male, anche Riccardo Dose ha dovuto cambiare casa perché le persone lo disturbavano. E mi pare ci sia un video dove racconta che alcuni fans sono riusciti ad entrargli in casa mentre lui dormiva. Ma come hanno fatto, scusami, ma come hanno fatto a entrargli in casa? No, ma in casa, in casa è il peggio del peggio. In casa è il peggio del peggio proprio. Ma poi scusa, una volta in casa cosa hanno fatto? Scusa, cioè, una volta in casa cosa hanno fatto? Fammi capire, voglio dire, cioè, boh, vabbè. Anche questa qui mi lascia molto perplessa come cosa. No, allora non sono curioso, però, boh, cioè, ma infatti anche lui quando, anche al Games Week con lui erano, cioè, quando gli chiedevano le foto, non è che c'erano tanto, cioè, perché anche, anche al Games Week io mi sono reso conto.